Buongiorno, buongiorno a tutti. Evito di cantare perché secondo me è la cosa più terribile che vi può succedere oggi. Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a tutti e bentornati su Fotografia Professionale e alle nostre dirette. Eccomi qua, eccomi qua. Oggi siamo leggermente più illuminati anche. Non nel senso morale del termine, ma nel senso della luce. Abbiamo un sacco di luce in più, in realtà poca, ma basta e avanza. Allora, ciao 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 a tutti. Buon pomeriggio. Ciao Cristian, ciao Guido, ciao Francesco, ciao Antonio, buongiorno, buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Ormai c'è un drappello di fedelissimi sempre online e questo mi fa molto molto piacere. Bene, bene, siamo tanti anche oggi, molto figo, sono contento. Sono contento. Come stanno andando queste dirette? Come sta andando? Vi piace? Vi divertite? Ci sono delle cose che non sapevate? Ti sento robotizzato, Dio, il microfono dovrebbe essere sempre quello, dovrei avere anche tutto a posto per quello che riguarda l'ingresso audio e l'uscita che in questo momento è spenta, quindi dovrebbe essere tutto ok. Può darsi che io abbia la voce leggermente più croccante e metallica del solito. C'è l'effetto riverbero nel microfono. Il microfono, ragazzi, è sempre il solito. Adesso controlliamo. Cattura audio in ingresso è sempre lui e dovrebbe essere a posto. Bene. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao. Allora, raccontami un po', parli come Robocop è maschio, c'è riverbero, ragazzi, il microfono dovrebbe essere uno solo, dovrebbe entrare soltanto da qua, giuro giuro, e non dovranno avere altre tipologie di ingressi strani. Vediamo. Tutti quanti avete riverbero? Strano oggi. Non è una polaroid bruciata, è una t-shirt, mi piaceva l'effetto Pantone, in realtà c'entra poco. Mi piacciono tante questi diretti, sto imparando tante cose nuove, comunque anche oggi sento una voce metallica. Ragazzi, io... c'è qualcuno che sente l'audio bene, perché se qualcuno sente l'audio bene è un problema di linea. Piacevole compagna, si impara sempre qualcosa di nuovo. Grazie mille. C'è molto riverbero. Effetto vocalist anni 90. Allora, proviamo a fare una cosa. A cambiare microfono e poi dopo ritorniamo. Allora, provo a cambiare il microfono in ingresso e mettiamo quello del MacBook Pro. Adesso dovreste sentire un audio differente. Il microfono è uno solo. Appena hai avviato la webcam. Ok, allora facciamo una cosa. Andiamo a fare un controllo. Dispositivo di cattura video è questa. Ok. Il microfono come va adesso che l'ho cambiato teoricamente? No, c'è riverbero. Eco metallico, dai, oggi facciamo la prima parte con risolviamo problemi. Allora, adesso ho cambiato il microfono in ingresso, quindi dovrebbe essere molto più lontano e molto e peggiore come audio teoricamente. Me lo confermate, così ricambio il microfono in ingresso e vediamo se migliora. Dirette super utili, si impara tanto e si rivede quello che già sapevi in questo momento di pausa. Aiuta a migliorarci piuttosto che piangere addosso alla situazione. Grazie mille a voi. È abbastanza normale che l'audio sia tutto a sinistra, uguale a prima. Adesso si sente in stereo, uguale, meglio, non è cambiato nulla. Beh, è interessante il fatto che non sia cambiato nulla. Facciamo un'altra prova di cambio, torniamo allo Scarlett in ingresso e torniamo allo Scarlett anche qua. Vediamo, ok. Ok, adesso vediamo se da ora in poi migliora qualcosa, poi dopo ci dedichiamo. C'è fuscio, dovrebbe passare adesso.
Vediamo, vediamo. Datemi il tempo del delay per quello che riguarda il microfono. Intanto siamo sempre di più. Ciao ragazzi, svanito fruscio, tutto ok, bene. Dirette molto valide, grazie alle dritte stimolanti per migliorare le proprie tecniche. Grazie mille. Senti acqua che scorre. Interessante. Rispetto a prima meglio, bene, molto meglio. Adesso ok come ieri, ok? Se allora sei ok come ieri a posto. Ok, sono davvero super coinvolgenti e ogni giorno si aggiunge un tassello alla propria conoscenza, bene? Ecco metallico. Allora, c'è qualcuno che mi dice che si sente come ieri, quindi ancora metallico. Va bene, ragazzi, oggi ce lo teniamo così, non vi so dire. Quando come sarà, ma proviamo, facciamo il possibile, ok? Allora, bene, mi fa piacere che le dirette siano utili. Io sento uccellini che cantano, questi dovrebbero venire da intorno a casa tua. È improbabile che vengano da me. Vediamo quando passiamo alla schermata se migliora, ok? Oggi affrontiamo un argomento molto interessante, secondo me. Molto molto interessante che riguarda i metodi di diffusione. I metodi di diffusione sono una cosa molto particolare sui livelli di Photoshop. Ecco, quello che vi chiedo di fare è questo. Prendete queste dirette e trasformatele in un'occasione per fare un po' di esercizio. Un po' di esercizio vuol dire mi metto lì e provo i metodi di diffusione sulle mie immagini, provo le tecniche di correzione dell'immagine che abbiamo fatto ieri, ok? In modo da riuscire piano piano a migliorare effettivamente, perché il fatto di trovarci un'oretta a fare quattro chiacchiere va bene, ok, ma quelle le potete fare anche con un amico. Sfruttate il fatto che queste dirette sono, secondo me, un'occasione. Di solito la tipologia di formazione che viene fatta in questa diretta la facciamo nei videocorsi o nei corsi dal vivo che sono per ovvi motivi a pagamento, quindi avete l'occasione, secondo me, di prendere qualcosina di importante. Se non lo usate, si disperde un pochino, no? È come comprare un videocorso, non guardarlo o guardarlo ma non fare l'esercitazione. Quindi quello che vi chiedo di fare io è questo. Io ci metto tutto l'impegno possibile per darvi dei contenuti importanti e utili al vostro lavoro per quello che riguarda la posta e magari anche per quello che riguarda la fotografia, per quel poco che posso dirvi che non è sicuramente tecnico, ma è più di approccio creativo, perché quello è il mio mestiere. Voi metteteci il vostro impegno, che non è soltanto trovarsi qua a fare mezz'ora, 40 minuti di chiacchiere, o ascoltare me, ma è mettersi poi a lavorare sulle proprie immagini, ok? Oggi ascoltata, prima del corso di Capture, ho imparato bene l'impostazione ordinaria, grazie, fantastico, grande Vilma. Bene, ok, quindi facciamo uno scambio, ok? Io do il massimo a livello di formazione, tutto quello che posso darvi con questa modalità. Voi allenatevi, fate esercizio e fate in modo che questa diventi una grande occasione di crescita, ok? Che tipo di immagine cerchiamo oggi per lavorare? Io lavoro sempre sul ritratto di ieri, perché andiamo a vedere come funziona il metodo di diffusione. I metodi di diffusione, come le cose che abbiamo visto ieri, come le tecniche di correzione, sono molto più espansi, diciamo, spiegati in maniera molto più articolata, se volete, con esercizi da fare nel videocorso di Photoshop completo che le ragazze adesso vi linkano. È come tutti i videocorsi in promo allo sconto massimo. Oltretutto c'è nella sezione del sito percorsi completi trovate un pacchetto che si chiama Gli Essenziali, dentro i quali c'è Lightroom, Photoshop, il corso base di fotografia digitale, quindi tutto quello che vi può servire per iniziare nel mondo della fotografia o per porre le basi molto solide. Sono gli essenziali, i corsi che secondo me servono davvero a tutti, ok? Li trovate nei percorsi completi, quindi
adesso vi linkeranno il corso di Photoshop e poi dopo magari fra qualche minuto anche i percorsi completi. Se avete bisogno di info scriveteci, ok? Cerco di rispondere anche alle domande. Stamattina non sono riuscito a dare tante risposte all'email, ma appena riesco rispondo sia alle email che ai messaggi, ok? Bene, ragazzi, andiamo a vedere un po' Photoshop, dai, così cambio anche, proviamo a vedere se cambiando schermata, non credo che cambi molto, però magari migliora anche l'audio, ditemelo se migliora l'audio, perché potrebbe essere una cosa interessante da sapere, perché vuol dire che oggi, per sua iniziativa personale, la webcam, che in questo momento dovrebbe essere spenta, ha deciso autonomamente di catturare anche l'audio. Vediamo, vediamo, lo scopriremo insieme. Ok. Il fatto che abbiate una versione di Photoshop più recente, il corso si chiama Corso Completo di Photoshop CC 2018, la realtà è che è aggiornata al 2019 e dalla 2019 al 2020 le modifiche sono davvero poche, quindi è un corso che assolutamente vi permette di imparare Photoshop in maniera molto molto semplice e molto modulare. Sono più di 125 lezioni, una ventina di ore, 40 minuti, mezz'ora, 40 minuti al giorno, diventate delle macchine da guerra. Ok, ora un goccio d'acqua e siamo pronti a partire. Allora, ieri abbiamo corretto i difetti con tre strumenti differenti, quindi con il timbroclone, con il pennello correttivo al volo e con il pennello correttivo normale, ok? Lascio le correzioni del timbroclone, vado a raggruppare questi livelli in correzione difetti. No, non l'ha preso. Correzione di difetti. Ok. Audio uguale. Vabbè, domani magari facciamo, ritorniamo a fare un test, perché quello che è successo in maniera molto trasparente è questa. Ho smontato tutto per l'ipotesi di portare a casa tutto quanto. Poi la realtà è che fotografia professionale, facendo formazione, è in un codice Ateco che è compreso fra quelle delle aziende che possono rimanere aperti. Noi, come sapete, siamo in realtà in smart working da molto prima di doverlo fare, perché tutti quanti lavorano da casa, in ufficio sono solo io da solo, in realtà potremmo tenere aperto, ma va bene così, cioè lavoriamo benissimo a distanza, facciamo le nostre dirette, io mi diverto, le ragazze forse sono anche contente di non avermi fare le balle, quindi è la situazione ideale. Ricordati poi, non è che sei collegato anche con il telefono alla tua diretta, sì, ma il microfono è sicuramente è spento l'audio del telefono e è impossibile che sia quello, quindi tutti gli audi sono spenti in uscita. Domani facciamo un test, ragazzi, oggi sopportate l'audio com'è, magari sono anche io, cerchiamo di farlo il meglio possibile, ok? Comunque gli audio in uscita sono tutti spenti. Allora, anche il livello del video è basso. Ecco, una cosa che può essere successa, che può succedere, è che in generale la linea, soprattutto in uscita, non sia clamorosa. Questo può essere, quindi sapete che in questo periodo tutto quanto è abbastanza in difficoltà. Vediamo se abbassando un po' il gain, come mi suggerisce Giovanni, avete un risultato meno metallico. Dai, forza e coraggio, ce la fate lo stesso a seguire così. Andiamo avanti. Così facciamo un po' di formazione, facciamo un po' di Photoshop, facciamo un po' di fotoritocco, perché è questa la cosa importante di oggi. Ora, cosa sono i metodi di fusione? In Photoshop funziona in base ai livelli, ok? Quindi i livelli di Photoshop sovrapposti l'uno all'altro mi permettono di andare a fare correzioni su un'immagine che voglio dire poter applicare nitidezza, poter fare la correzione dei difetti come ho fatto ieri durante la nostra diretta e poter fare delle correzioni di diverso tipo, ok? Adesso si sente bassissimo e allora ragazzi ve lo alzo un po' e cerchiamo di fare così, ok? Quindi
posso fare correzioni di diverso tipo. Nella nostra torta strati ideale c'è lo sfondo non toccato, la nitidezza, la correzione dei difetti. Questi sono tutti i livelli che contengono pixel. Da adesso in poi, passando alla correzione dei toni per poi arrivare alla correzione del colore, tutto quello che faccio è quasi tutto, diciamo così, fatto su livelli trasparenti, quindi posso continuare a fare le correzioni di difetti sotto senza avere nessun problema, ok? Io vedo tutta la barra colorata adesso, oddio, allora è un problema tuo forse. Quindi posso lavorare su dei livelli di regolazione o dei livelli normali che sono di fatto trasparenti e mi permettono di poter lavorare sotto nei difetti, quindi avere un'editabilità al 100% della mia immagine, che è quello che devo cercare assolutamente di fare nel momento nel quale il mio obiettivo è fare una tipologia di correzione professionale. Okay? Cosa sono i metodi di fusione? I metodi di fusione sono quelli qui in alto, diciamo così, creano un nuovo livello trasparente che chiamerò colore 1. Okay? Per adesso è vuoto. Nascondo nel frattempo i miei appunti, li butto, tanto al massimo li andrò a ricreare. Okay? Il mio livello colore può essere fuso con quelli di sotto con un metodo differente. Ve lo spiego in maniera molto semplice. Prendo un colore in primo piano rosso, vado a riempire con il rosso il mio colore in primo piano e questo è un livello pieno di colore rosso in normale. Di questo livello io posso abbassare l'opacità e avrò un'incidenza minore rispetto ai livelli di sotto, però è solo l'opacità. Quello che posso fare è cambiare il metodo di fusione, cioè come questo livello si fonde con tutti quelli di sotto. Quindi cambio il metodo di fusione e lo metto, per esempio, in moltiplica. In moltiplica avrò la somma del livello rosso con quello di sotto, non rispettando le luci, quindi tutto quello che è bianco diventa completamente rosso, tutto quello che è nero rimane nero, inquinato dal rosso. È come se io avessi messo sopra a questa immagine un foglio di acetato rosso. Come si crea un livello trasparente? Molto rapidamente, qui sotto in basso, più, oppure livello, nuovo livello, e lui ti chiederà come crearlo, ok? Qui sotto nuovo livello lo riempio con Alt Backspace, che è la scorciatoia della tastiera per riempire i livelli. Le scorciatoie della tastiera le trovate negli Zot, ma c'è anche un prodotto gratuito che si chiama proprio scorciatoia della tastiera, c'è sia per Windows che per Macintosh, ok? Bene. A seconda del metodo di fusione che uso, questo come dicevo moltiplica, il mio livello rosso si fonderà con quelli sotto in maniera differente. Attenzione, con quelli sotto. Se io qua sopra ci metto un livello e lo riempio di bianco, chi se ne frega del metodo di fusione del livello rosso? Tanto quello bianco copre tutto, ok? Quindi la fusione influenza sempre i livelli di sotto. È chiaro che a seconda della fusione quello che succederà sopra avrà un aspetto differente, perché se io faccio un livello bianco sopra ma lo metto al 50% di opacità, vedrò per il 50% quello che succede sotto. Quindi se io cambio da moltiplica a sovrapponi, vedo ovviamente un'immagine differente. Cosa succede in sovrapponi? Succede che la saturazione aumenta tantissimo e il colore inquina quello sotto, rispettando però almeno in parte le luci in maniera piuttosto dura. Nello Zot che riguarda i metodi di fusione trovate proprio la spiegazione, la spiega di come funziona ogni metodo di fusione, spiegato come lo spiega Adobe, che è il modo tecnico di spiegarlo. A che serve quella spiegazione? A capire come funzionano, ma vi dico la verità, il modo migliore che avete per capire come vanno quei metodi di fusione è provarli, fare un tentativo. Quindi sovrapponi tendenzialmente fa sì che tutto quello che in questo livello è sotto al 50% di grigio diventa ombra, tutto quello che è sopra al 50% di luminosità diventa luce. Questo livello ha una luminosità 100, ok, questo colore, quindi diciamo che va a illuminare ulteriormente l'immagine inquinandola con il rosso e quindi aumentando la saturazione, ok?
in luce soffusa questo effetto sarà molto più delicato e avete un po' una foto anni 70 con questi colori un po' strani, ok? Bene, il grosso vantaggio dei metodi di diffusione è che a seconda del metodo di diffusione, in questo caso per esempio colore, oppure saturazione, che prende la saturazione dal livello che metto in fusione, tonalità, che va a creare dei toni tutti coerenti con il colore del metodo di diffusione, luminosità, che prende la luminosità dal livello di fusione, dal livello di infusione, eccetera, eccetera, luce vivida, luce lineare, vedete, non vi danno alcun effetto, scolora, schiarisce, colore più chiaro, ma mettere rosso solo nei colori più scuri del rosso. Colore più scuro va a mettere il rosso solo nei colori più chiari del rosso, eccetera, eccetera. Il metodo migliore è provarli. Di solito, quando applico una fusione colore in questo modo, la cosa più intelligente da fare in assoluto è, se voglio un effetto molto grafico, utilizzare moltiplica. Poi, piuttosto, lo posso sempre andare a mascherare. Questo accade con i colori, quindi qualsiasi colore io vado a posizionare sopra questo con un metodo di diffusione differente, ho creato un nuovo livello trasparente, vado a metterci sopra un giallo arancio, vado a mettere qui sopra, lo vado a fondere in moltiplica, si andrà a fondere con quello di sotto, quindi con effetti molto scarsi. Se lo vado a mettere in luce soffusa va a sparare un pochino il livello di sotto, se lo vado a mettere in colore influenza, si va a fondere col livello di sotto influenzandosi e creando dei colori particolari, ok? Devo affrontare un'urgenza, bene, vai a affrontare l'urgenza, tranquilla, noi tanto siamo qua. Quindi il metodo di fusione mi permette questo tipo di cose, sono effetti grafici carini, sono cose che vengono utilizzate molto. Ho attenzione a un fatto, se sono per esempio in moltiplica e utilizzo un colore in fusione con una saturazione zero, avrò saturazione zero, ok? Quindi il colore che utilizzo provoca degli effetti. Cosa interessante, vado a buttare via questo livello perché non mi serve più. I metodi di diffusione funzionano su tutti i livelli. Quindi se io faccio una copia dei miei livelli uniti, vi ricordate la scorciata della tastiera? Intanto rispondo alla domanda di Gianluca che mi chiede: come fai a riempire un livello trasparente con un colore omogeneo? Allora, rimetto il rosso in primo piano, lo riguardiamo. Il metodo è sempre la scorciata della tastiera, è sempre quella: nuovo livello trasparente, alt backspace, backspace è la freccia indietro sopra invio nella tastiera, alt backspace, e riempio col colore in primo piano. Command, se siete su Windows, control backspace per riempire col colore in secondo piano questi qua del selettore. Alt backspace, command backspace, alt backspace, control backspace per quelli diversamente Macintosh. Ok? C'è differenza tra opacità e riempimento? Assolutamente sì, dopo te lo spiego. Quindi, anzi, spieghiamo questa cosa che è interessante. Che differenza c'è fra opacità e riempimento? La differenza fra opacità e riempimento è questa. Questa è l'opacità. Riempio, scusate, un nuovo livello trasparente con un rettangolo rosso. Lo abbasso al 50% di opacità. Ok? Mi sposto. Ne creo uno nuovo, ok? E questo qui lo metto al 100% di opacità e al 48% di riempimento. Cos'è cambiato? Pochissimo. L'effetto è leggermente diverso, cambiando, usando riempimento o opacità, vedete? Quello di sinistra è riempimento, quello di destra è opacità, un po' diverso lo è. Proviamo a metterli in verticale, in modo che non siano influenzati troppo dal fatto che lei abbia le ombre in una posizione o nell'altra. Allo stesso livello di opacità, riempimento mi dà un effetto differente. Se abbasso la quantità di riempimento, mi dà lo stesso effetto di opacità a circa il 20% in meno. Okay? Quindi comunque gli effetti sono leggermente diversi, ma c'è una cosa più importante in assoluto dell'opacità
e del riempimento. Attenzione, qua c'è un errore. Ah, ecco perché, scusate, avevo sbagliato io, no, dovrebbero essere uguali in realtà, opacità e riempimento. Sì, infatti sono molto molto più simili così. 50, scusate, avevo sbagliato io. No, sono abbastanza simili, c'è una piccolissima differenza fra opacità e riempimento, dicevo. Bene, qual è la vera differenza fra le due cose? Questo è opacità. Applico al livello in opacità una modifica, cioè con l'opacità bassa una modifica, quindi gli vado ad applicare un filtro. Non lo fate. Non le usate mai, non esistono queste cose in realtà, Io ve le sto facendo vedere, ma in realtà non ci sono. Sto applicando un'ombra, la vedete l'ombra? Applicata sotto a livello a questo rettangolo, a questo quadrato? Sì? Bene. Vado a metterlo lo stesso effetto. Alt premuto, lo copio e lo trasferisco anche sul livello 1 copia, che è quello nel quale vado a cambiare il riempimento. Vado a cambiare l'opacità nel livello 1, la metto al 50% e vedete che cambia l'opacità anche dell'ombra. Vado a cambiare il riempimento nel livello 1 copia, lo metto al 50% e vedete che cambia l'opacità del contenuto, ma non degli effetti, in questo caso dell'ombra. Quindi la differenza fra opacità e riempimento è principalmente questa. Ho risposto alla domanda? Quindi, di fatto, quello che succede è che se abbasso solo il riempimento, non mi abbassa l'effetto sulle ombre, non mi abbassa l'opacità sugli effetti. Per esempio, a cosa può servire? A nulla. A, per esempio, fare questo, che è una roba anni 80 da matti. Ok, mettiamolo centrato. Testo, ok, vado ad applicare a questo testo un'ombra che è una roba terrificante. Volevo sfumarla un po'. Ok, ho fatto la mia ombra, bella, vero? Ok, perfetto. Adesso che ho fatto la mia ombra, vado ad abbassare l'opacità, si abbassa tutto, vado ad abbassare solo il riempimento. Ci rimane il testo. Aha, questi effetti meravigliosi. Vi piace? Questa è una roba che potremo raccontare ai nostri nipoti un giorno. Io sapevo fare le scritte con l'ombra esterna senza riempimento. Utilità di questa cosa, per pietà, non usate Photoshop per impaginare, di conseguenza non fate queste robe che sono terrificanti. E questa è comunque la differenza fra opacità e riempimento. Torno ai miei metodi di diffusione. Ho applicato il mio metodo di diffusione su un livello colorato. Vi do un consiglio: invece di fare un livello trasparente e riempirlo con un colore, c'è una roba molto più semplice. Ho il colore in primo piano, creo un livello di relazione, sono qua, cerchiolino bianco e nero nella palette dei livelli, tinta unita. Qual è il vantaggio? Intanto che mi ci attacca già una maschera, poi vedremo in una delle prossime giornate come gestire le maschere, ma soprattutto che una volta che io questo l'ho messo in moltiplica, posso cambiare molto facilmente il colore semplicemente andando a lavorare nel selettore colori e cambiando il mio colore senza bisogno di doverlo riempire di nuovo. Quindi usare il metodo, scusate, il livello di relazione tinta unita è molto, molto, molto più comodo. Piuttosto che dover tutte le volte riempire un livello, oltretutto, questo livello è un livello di erogazione, quindi pesa niente o pochissimo. Questo livello qua, invece, è un livello pieno di pixel e per Photoshop è pesante. Ok? Quindi documenti più leggeri usando la tinta unita rispetto ai livelli riempiti. È più veloce da fare, è più elastico perché mi permette di cambiare il colore molto più facilmente. Quindi io cambio la fusione, vado alla moltiplica in tonalità, okay? Per ottenere questa schifezza. Vado in luce soffusa. Okay? Poi dopo non mi piace il colore, vado a cambiare leggermente, cambiando solo la tonalità, oppure scelgo un arancione, però ne abbasso la saturazione, in modo che sia meno forte, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Vi piace?
Ottimo. Ora, questo è un altro modo per mettere un colore in fusione. Marco e Stefania, di cosa state parlando? Leggo commenti totalmente fuori dal mondo. Vabbè, divertitevi. Altra cosa importantissima, io posso mettere qualsiasi tipo di livello in fusione diversa. Per esempio, Command Alt Shift E o Control Alt Shift E se siete su Windows, quindi Command Alt Shift tengo premuto, premo E, lui mi fa una copia, uno stamp di tutti i livelli uniti. In questo momento quindi ho una copia conforme alla mia immagine in un livello separato. Copia dei livelli uniti significa che unisce tutti i livelli visibili, quindi questo non lo unirà, ma va a fare uno stamp di tutti i livelli che hanno l'occhio acceso, quindi li vanno a riempire. Ok? Siamo come al bar, sì, praticamente sì, è diventato il bar di Guerre Stellari in realtà, sai, il bar di Guerre Stellari che entri e c'è quello con sei orecchie, quello, cioè, tutta la gente strana ce l'abbiamo noi qua, io compreso, cioè sono parte assoluta e uno dei protagonisti più felici del bar di Guerre Stellari, e ecco qua il risultato. Chiara mi chiede, ma i metodi di fusione servono solo se si vogliono riempire con un colore? Assolutamente no, e sono qua per fartelo vedere. Ho duplicato il livello di sfondo. Se io cambio la fusione, succede qualcosa. Per esempio, in Moltiplica avrò un'immagine low key che poi posso gestire con l'opacità in modo da rendere più scura la mia immagine con se stessa. In Sovrapponi succede che la luce dell'immagine di sopra si aggiunge alla luce dell'immagine di sotto, l'ombra si aggiunge all'ombra dell'immagine di sotto, un'immagine molto più contrastata, molto più dura. Ok? Ho parlato degli nipoti di fusione, può essere, pensavo ai tuoi nipoti. Un attimo, caro Maddalena. Dicevo, questo mi provoca un maggiore contrasto tonale e una maggiore saturazione. Anche questi gestibili con l'opacità, quindi per avere un'immagine più dura e più satura in un secondo, anche questi, magari luce soffusa, sono un po' più morbidi, ok? L'altra cosa figa è, ho questo livello, è in normale. Lo metto in fusione sovrapponi o luce soffusa e ho un'immagine più dura e più satura. Non la voglio più satura, come posso fare? Desaturo il livello. Command o Control Shift U, un saturate. Questo livello diventi bianco e nero. Questo non è il modo per fare bianco e nero in Photoshop, mi raccomando. Lo metto in luce soffusa e mi dà solo contrasto senza aumentare la saturazione. Allora, potresti cambiare il colore del livello nel livello tintunita con Ctrl Backspace dal colore in primo piano? No, no, non posso, però posso fare così e andare a campionare dal colore in primo piano. Se io ho un livello tintunita, adesso vado a cambiare il colore in primo piano e lo faccio azzurro, voglio fare in modo che quel livello tintunita diventi quel colore azzurro, vado a campionare da qua e gli do conferma. Ok? Non ero normale prima, adesso sono ancora più strano, colpa mia. Ah, ok. Fantastico. Non è il modo, ma va una bomba fatto così. Allora, fare il bianco e nero così mi serve solo se poi metto livelli in fusione. Antonio dice una bomba fatto così. Sì, non è bello, cioè esteticamente non è un bel bianco e nero, ho solo tolto la saturazione. Il bianco e nero si fa in un altro modo. Però, per fare quello che devo fare, cioè aumentare il contrasto tonale dell'immagine senza aumentare la saturazione, è velocissimo, perché io sono qua, faccio Command Alt Shift E, Command Shift U, lo metto in sovrapponi, anzi luce soffusa, e sono a posto, e ho già fatto. Sì, ne parliamo del bianco e nero. Domani abbiamo lezione sulle maschere, poi magari giovedì o venerdì facciamo lezione sul bianco e nero. Facciamo un po' di bianco e nero in sviluppo e tutto. Puoi fare il passaggio dei saturi? Lo rifacciamo. Command Alt Shift premuti E. Command Shift o Control Shift U di un saturate e diventa desaturo il livello. Va a mettere in luce soffusa e ho il contrasto più forte. Ok? Bene,
Ovviamente io una volta che l'ho fatto posso usarlo per scolorare, è un'immagine high key, schiarire semplicemente non è molto bello, altri livelli non ce ne sono. Se lo metti in saturazione ovviamente prende la saturazione del livello come messo in fusione e diventa bianco e nero, in colore anche, perché? Perché in colore sta prendendo il colore a questo livello che è in bianco e nero. In moltiplica avrò un'immagine low key senza aumento della saturazione, quindi potendo gestire una leggera scurità dell'immagine. Non è il modo di fare correzione cromatica, ma è sicuramente un modo veloce per ottenere dei risultati abbastanza rapidi. Ok? Vi piace? Vi piace usare i metodi di fusione così? Bene. Vediamo se può essere davvero utile. Quindi mi serve principalmente per dare degli effetti creativi sull'immagine, ok? Altra cosa, più avanti guarderemo bene i livelli di regolazione, ma la cosa fantastica è che i metodi di fusione mi possono servire, e lo faccio qua sopra, qui siamo sulle modifiche tonali, diciamo così, quindi questo potrebbe diventare verde ed è correzione dei toni. Correzione dei toni può anche essere fatto con un'altra fusione, per esempio faccio duplico questa immagine, cambio solo il metodo di fusione, lo metto in scolora, ok, e oltre al contrasto tonale ho dato una schiarita sopra, ok? Questo è usare i metodi di fusione per andare a regolare leggermente l'immagine, quindi aumento il contrasto tonale, aumento la luminosità. È un'immagine high key, quindi più alta come luminosità, e, ok? Ma il Ctrl-Alt-Shift lo usi nella lezione o anche nel lavoro di tutti i giorni? Mi sembra contro la filosofia di avere sempre tutto modificabile. Allora, in realtà sì, nel senso che se io adesso vado a modificare i difetti sotto, in questi livelli non c'è. Se però uso questi livelli soltanto per dare delle modifiche colori, non è un grandissimo problema. Tendenzialmente, questo era per farvi vedere quello che posso fare, ma lo stesso effetto che ho ottenuto prima con la desaturazione per avere una maggiore, diciamo così, contrasto, lo posso fare con un livello di regolazione. Il livello di regolazione è uguale più avanti, ma solo per farvi vedere. Valori tonali è il livello di regolazione che serve per aumentare il contrasto. Se io non lo tocco, e lo vado a mettere in luce soffusa, fa lo stesso identico effetto dell'immagine duplicata in luce soffusa. Se poi ci metto sopra un altro livello di regolazione, bianco e nero, ok? E sto per fare una roba che lo vado a clippare, cioè lo vado a far agire sul livello valori tonali, ho lo stesso effetto dei due livelli di prima su livelli modificabili. Ci arriviamo però più avanti su questo, perché anche i livelli in clipping sono abbastanza impegnativi. Questi metodi sono distruttivi per l'immagine quando vanno in stampo, se usati con cautela non creano problemi. Se le regolazioni sono troppo forti, ovviamente l'immagine ne soffre, ma questo succede anche se io utilizzo dei normali livelli di regolazione in maniera troppo forte. È come fare una regolazione. Molto spesso quelli che noi vediamo come filtri o come livelli di regolazione applicano dei metodi di fusione all'interno di un plugin, perché sempre fusione è fra livelli e vi accorgerete che fa la stessa roba. Ok? Questo per rispondere a Alessio. Quindi sono distruttivi se io esagero. Se io mi mantengo all'interno di un range, che è poi sempre quello, diventa tutto più semplice. Io un paio di giorni fa vi ho fatto un esempio con un layer bianco. Arrivo. Oddio, mi sono perso perché mi ha refreshato. E un metodo di fusione, mi sembra Softlight. Funziona per desaturare? No, attenzione. Allora, se io metto una tinta umida bianca, che è un livello di regolazione, quindi è totalmente trasparente in questo caso, e lo metto in saturazione, la saturazione del bianco quanto è? 0, di conseguenza io ho un'immagine bianca e nero. Se questo lo abbasso al 10%, ottengo una leggera desaturazione dell'immagine. Se lo duplico e questo lo metto per esempio in scolora,
andiamo più su, oddio, al 10% mi sembra veramente tanto, mettiamolo al 2, al 2 non al 20, ho una schiarita, diciamo così, forse è meglio usare luce soffusa in questo caso, che è meglio, ho una schiarita sull'immagine e contemporaneamente ho anche la desaturazione. Quindi sì, posso usare il colore, posso usare tante cose. Ok? Bisogna giocarci un pochino con i metodi di fusione, secondo me, per capire esattamente quello che vi permettono, come funzionano, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso vorrei farvi vedere una cosa. Mi date 10 minuti di concentrazione massima, poi dopo siamo a posto, diciamo, con i metodi di fusione. Poi se volete ne sperimentiamo degli altri. Voi se avete delle curiosità, chiedete perché io posso provare a fare cose molto volentieri. Vi faccio vedere una tecnica intanto per come usare i metodi di fusione per fare una cosa figa, e poi dopo vi faccio vedere una delle cose più fighe di Photoshop, che sono le opzioni di fusione. Ok? Allora io prendo la mia tinta unita, che è un livello di regolazione, bianca. Ho una maschera, delle maschere ne parliamo domani, però intanto vi faccio vedere una cosa. Ho una maschera bianca, per me basta fare Command I per invertirla e farla diventare tutta nera. Dopodiché io prendo il mio Allegro Panel Line, The Paneling, prendo un paneling, lo faccio della dimensione giusta, bianco, e vado a tirar fuori il bianco qua dentro all'occhio. Ok? E faccio così. E poi vado a riempire allegro e felice come un pampino al mare. Ok? Così lei ha questo bel color bianco a ciotta. Andiamo avanti. Faccio anche l'altra parte, e questo è il risultato che ogni tanto vedo su alcune foto in giro, che è terrificante perché fa quell'effetto mummia azteca. Voi non lo fate così. Voi prendete questo livello, che di fatto ha una maschera fatta così, controllo la mia maschera per vedere che sia pulita, e la controllo e la sistemo. Ok, ho il mio livello e lo vado a mettere in saturazione. Questo azzera il classico rossiccio degli occhi, però fa schifo, quindi lo metto al 30% in modo che desaturi leggermente l'interno dell'occhio. Poi lo duplico, per duplicarlo mi basta fare Command J, lo vado a mettere in luce soffusa, lo abbasso al 15%. Ok, confermo, e quello che ho con due livelli e la correzione della sclera. Se voglio, in questa maschera qua, che è quella in luce soffusa che schiarisce, solo in questa, vado a fare anche questo per dare un pochino di brillantezza in più dentro all'occhio, magari un po' meno, perché forse un po' forte, ok? Questo mi permette, con due livelli, di correggere la luminosità e il colore degli occhi. Lo posso fare anche sui denti, perché il livello bianco in saturazione toglie il giallo dai denti e questo li sbianca un po', quindi diventate un fantastico dentista con due livelli. Ok? Questa diventa gruppo occhi. Ok? Con questo ho corretto gli occhi. È sempre una correzione tonale, quindi va sempre nell'ambito delle correzioni tonali, ok? Però schiarisce, sbianca, eccetera, eccetera. È un metodo molto veloce, molto semplice. L'essenziale è che non andiate, secondo me, oltre 15 con luce soffusa, perché altrimenti diventano troppo luminosi. Vedo in giro delle cose così, non vanno bene. Se poi volete essere dei veri fighi, nelle vostre maschere andate a sfumare un pochino, quindi io prendo il mio livello nero, ma di questo ne parliamo domani, e vado a sfumare un pelo sui bordi, vado a prendere la mia maschera con un pennello, vado a sfumare un pelo sui bordi in modo che schiarisca meno da queste parti e schiarisca di più al centro, che è obiettivamente più sensato per un occhio. Già l'hai fatto vedere questo procedimento? Bene, allora lo sto facendo vedere la seconda volta. Ok, questo è altro uso dei metodi di fusione. Vi faccio vedere quello che intendevo prima, quando vi dicevo andiamo a vedere
opzioni. Ok? Vabbè, dai, io spiego una cosa due volte. Ci sarà qualcuno che non l'ha vista la prima volta. Allora, prendo un livello tintunita bianco. Poi prendo un livello tintunita nero. Nascondo il livello nero, vado sul livello bianco. 5 minuti di grande attenzione, poi ci fermiamo. Ora, non mi interessa niente degli stili, l'ombra, il bagliore, sono tutta merda, per usare un termine tecnico, non vi servono. Qua ci sono le fusioni, ma sono quelle che abbiamo già visto prima, il metodo di fusione normale, l'opacità è il 100%. Mettiamo il metodo di fusione. Luce soffusa, ok, così schiarisce tutta l'immagine. Ok, bene. Adesso quello che mi interessa è questo. Antonio Lori dice da notare che adesso nel gruppo che hai creato il metodo di fusione è diventato traversa. Sì, te lo spiego appena ho finito con le opzioni. È semplice comunque. Allora, quello che succede è questo. Andiamo a vedere fondi sé. Ok? Cosa dice fondi sé? Dice fondi questo livello sé e fondi questo livello se questo livello ha queste caratteristiche, se il livello sottostante ha queste caratteristiche. Cioè, è un livello completamente bianco questo. Posso fondere di questo livello solo le parti scure. Le parti scure ci sono? No. Quindi appena mi stacco dal bianco scompare. Le parti scure non ci sono, quindi è inutile. Io non ho tonalità in questo livello, posso fondere solo una parte dei toni di questo livello, ma qua non ce li ho, è tutto bianco, però posso fonderli con una parte dei toni sottostanti, quindi posso fare in modo che il mio livello color riempimento 3 bianco lavori solo sulle luci e arrivo fino a 128, cioè il mezzo tono. Ok? In questo modo il mio livello, il metodo di diffusione, luce soffusa, sta aggiungendo bianco solo nelle luci. Figo, no? Posso andare a mettere dell'ulteriore bianco solo nelle luci. Però, come vedete, il passaggio è molto duro e molto netto. Bene, tengo premuto il mio fantastico tasto modificatore Alt, Option, vado qua sulle frecce, clicco sulla freccia nera, stacco. E vado a spostarla verso la freccia bianca. Cosa succede? Da qui in poi la fusione è al 100%, cioè il livello in luce soffusa si fonde al 100% con i toni dell'immagine di sotto che vanno da 223 a 255, quindi diciamo le alte luci, 230 facciamo. Si fonde 0 con i toni che vanno da 0 a 126. Significa che da 0 a 126 di luminosità del livello di sotto, cioè dell'immagine, non si fonde per niente. Da 126 a 230 sfuma fino a fondersi al 100% e poi si fonde al 100%. Più è ampio lo spazio fra queste due parti della freccia nera, più è alta la fusione, più mi sposto verso destra e meno saranno le zone in cui si fonde la luce. Sì? Circa? Ammetto che farlo in un corso è più semplice, c'è più tempo anche in un videocorso, però i metodi di fusione, le opzioni di fusione sono spiegate in uno zot. Adesso le ragazze vi linkano anche il link agli zot perché ce li abbiamo lo stesso gli zot, anche se non possiamo spedirli, però vi mandiamo immediatamente i PDF. Gli zot sono le nostre schede di tecniche per Photoshop. Una volta che possiamo spedirli, li spediamo anche al raccoglitore oppure acquistate solo la versione in PDF. Quindi adesso vi metteranno il link agli zot. Quindi così ho aggiunto luce alle luci. Adesso vado a fare la stessa cosa col nero. Doppio clic per aprire le opzioni di fusione, vado a fondere i neri sui neri, quindi vado ad aggiungere ombra all'ombra. Alt premuto, clic, stacco, in modo che si fonda solo con le ombre vere, e poi dopo magari vado a mettere il metodo di fusione moltiplica in modo che la fusione sia più morbida. In questo modo, con due livelli, io ho aggiunto luce alle luci e ombra alle ombre. Ok? Ve lo faccio rivedere col colore, così vediamo. Andiamo a fare Instagram, un effetto IG. Tintunita, prendo un bel giallo dorato, ok? E
e lo vado a fondere, doppio clic, soltanto con le luci. Soltanto con le luci. Magari lo andiamo a fondere con un metodo moltiplica. No, andiamo in luce soffusa anche qua. Un bel giallo che si fonde con la luminosità dell'immagine, magari andando anche un po' oltre, ok? Adesso ad aggiungere un altro livello tintunita, magari invece andando più sul viola, e questo lo vado a fondere solo con le ombre. Quindi mi fermo qua e lo vado a fondere solo con le ombre. Poi lo metto in moltiplica o in luce soffusa anche lui. Ok, in luce soffusa ha un effetto più vintage, diciamo così. Ok, poi posso. No, non è lo stesso principio della nuova sfumatura. La nuova sfumatura funziona in maniera leggermente diversa ed è una regolazione. Però qua vado a lavorare semplicemente aggiungendo una dominante con i miei metodi di diffusione alle luci e alle ombre differente. Poi, avendo fatto questo con i livelli di regolazione, posso cambiare tranquillamente il colore come mi pare nelle ombre, magari cambiare l'opacità di questo, e posso andare a cambiare anche questo per spostarmi su un giallo più acceso o su un rosso, su quello che mi pare. Luce alle luci, ombre alle ombre. Quindi hai fatto un dodge and burn. Nel lavoro di prima, questo è per esempio già correzione cromatica. Se io vado a fare lo stesso lavoro, guarda, mi duplico i livelli, cioè Command J. Questi li lascio attivi, qua ci vado a mettere il bianco, tanto ho già fatto la fusione, e qua ci vado a mettere il nero. Ok? Aggiungendo luce alle luci e ombre alle ombre, non ho fatto un dodge and burn, ma di fatto in parte sì. Ok? Poi non posso farlo pittorico, non posso mettermi, sì, posso farli in realtà pittorico, faccio le maschere e faccio in modo che lavori solo su alcuni punti, però diciamo che tendenzialmente è principalmente una possibilità molto molto utile di andare a fare alcune cose. Per esempio, una stronzata, eh? Livello di regolazione, valori tonali. Vado a schiarire. Vado a schiarire, però non voglio che lavori soltanto sulle ombre. Lo faccio, è un livello di regolazione, e io lo faccio lavorare soltanto dai mezzi toni in giù. Quello che farà ovviamente appiattire il contrasto perché ho schiarito le ombre, ma era quello che volevo. Preferisci questo metodo oppure curve per abbassare o alzare la luminosità dei toni? Dipende, guarda, questo metodo, per esempio, ha una caratteristica. Se io vado a lavorare solo sulle luci, nascondo un attimo le ombre. Se io vado a lavorare bene la fusione, con molta attenzione, quello che mi dà è un effetto molto metallico. Ok? Vado. Ah, scusate, sono sul livello sbagliato. Ecco perché non cambiava. Vado qua. Ma no, quello che ho, se io vado a lavorare bene questa fusione, magari anche con un effetto un po' più forte, anche in sovrapponi volendo, o in luce soffusa va benissimo. Quello che ho è un effetto molto metallico sulla luce, molto con una bella granulosità. Quindi, se vado a far collaborare questo tipo di lavoro sulla luminosità con una colorazione molto dorata, l'effetto è molto bello. Quindi, delle volte può essere figo. Dipende dalle opzioni e dalle possibilità. Però anche questo riguarda metodi di fusione e opzioni di fusione. Okay? Io ho fatto vedere il lavoro di cambio colore sulla GT, l'ho fatto con voi, perché ragazzi ho una memoria ormai che. Secondo me no, ve lo farò vedere, vi fa capire immediatamente come le opzioni di fusione possono diventare uno strumento potentissimo per fare quello che volete, letteralmente. Ci potete fare il mondo con le opzioni di fusione, far diventare le vostre foto molto particolari, fonderle in maniera molto interessante, e magari per esempio qua c'ho il giallo che mi entra troppo nelle luci, cosa faccio? Lo tolgo dai bianchi, lo tolgo completamente, lo tolgo dai bianchi puri, ok? In modo per esempio da non averlo
magari negli occhi, in alcune parti, ok? Quindi lo vado a cavare da una parte dell'immagine. Vedete cosa succede nella parte, per esempio, dei capelli, ok? Lo sto togliendo da una parte delle luci, questo mi permette di non avere il giallo che influenza tutta la parte luminosa dell'immagine. Non l'abbiamo visto nel videocorso. Argomento tracciati. Floriano, vediamo se riesco a rispondere. I tracciati non sono proprio l'argomento di oggi, però prova a chiedere. O forse c'è una domanda precedente. Vediamo se ce l'abbiamo. Ok. Non l'abbiamo visto, no? Ok, ve lo faccio vedere magari al volo. L'ho fatto vedere ai ragazzi durante il workshop di questo sabato e questa domenica. Ve lo faccio vedere al volo solo per farvi capire cosa può voler dire avere la possibilità di utilizzare le opzioni di fusione. La correzione degli occhi e dei denti di solito la faccio in Lightroom col pennello, cazzo, però il pennello, che consente una maschera automatica. Sì, se delle volte prende, ma delle volte no. Però poi non si può modificare. Questo uso degli stili consente di essere più approssimativi nel bucare la maschera, sì, ma soprattutto ti consente di modificarlo quando vuoi. C'è un programma del Varietto a scatola chiusa, ti guardiamo tutti i giorni. Secondo me a scatola chiusa mi guardate tutti i giorni è molto carino. Ok, Golf GT, forgiti. Ma diciamo che un giorno diamo l'argomento del giorno dopo. Non faccio un programma semplicemente perché non vi do un programma a lungo termine, perché avete visto che abbiamo allungato il lavoro su Lightroom, eccetera. Quindi lo modifico anche in base a quelle che sono le vostre esigenze. Cioè, in base a quello che mi chiedete, in base a come vedo che reagite a certe cose, vado ad affrontare un argomento in maniera più approfondita o meno. Okay. Infatti domani parliamo di maschere, può essere che poi prima di parlare di altre cose parliamo di livelli di regolazione, magari abbiamo bisogno di 2 giorni sulle maschere, magari facciamo 2 lezioni sulle selezioni, adesso vediamo come va. Secondo me è giusto, e questo vale anche per tutto quello che facciamo dal vivo, tutte le volte che io faccio un workshop dal vivo c'è un programma, quel programma viene modificato in base a quelle che sono le reazioni delle persone in aula. Se possiamo andare più veloce, cavolo, andiamo più veloce. I ragazzi che hanno già fatto sabato e domenica spritz online saranno molto più veloci quando andremo a farlo dal vivo. Ok? Poi dai, seguite tutti i giorni, che almeno avete un appuntamento fisso durante la giornata. Allora, vi faccio vedere una cosa. Converto in lab. Vado a lavorare in lab perché mi serve lavorare in lab in questo caso. Di solito lo farei in un altro modo, ma è solo per farvi vedere. Vado con le curve di lab a cambiare completamente colore a questa immagine, ok? E vado a mi serve soltanto un appunto, diciamo, mi serve solo un appunto per andare a modificare. Proviamo a fare così. Per andare a modificare drasticamente il colore di questa immagine. Ok. Ok, circa. Vado anche in A un secondo di nuovo. Ok, bene. Ho cambiato il tutto. Sugli ZOT ci sono i metodi di fusione, ci sono i metodi di fusione, le opzioni di fusione, c'è tutto sugli ZOT. C'è assolutamente tutto. Fra l'altro credo con i video, non sono sicuro al 100%, però ce ne sono tanti. Bene, questo è Lab. Quindi qui ho un canale L di luminosità, A e B che sono colore. Vado a fare le opzioni di fusione qua. E qui posso fare le opzioni di fusione sui canali del colore. Quindi vado a fondere il mio livello di regolazione che mi ha fatto diventare tutto blu, così, soltanto sui rossi. E poi così, soltanto sui gialli, che sono i componenti del colore della carrozzeria. E io ho modificato il colore della carrozzeria della macchina da rosso a blu con un livello e ho fatto lo scontorno. Ci manca di fare, ma ci mettete un secondo. Ok? Con una curva di regolazione in lab e le opzioni di fusione, io ho scontornato la macchina.
o scontrano la carrozzeria, che altrimenti sarebbe da fare con un tracciato di ritaglio, eccetera, eccetera, eccetera. E fra l'altro l'ho cambiata secondo dei valori molto precisi. Quindi le opzioni di fusione in questo caso diventano non utili di più, diventano strafighe. Ok? Torno alla nostra immagine perché siamo sbragati su cose, era solo per farvi vedere quello che può essere il risultato. Attenzione che le opzioni di fusione possono voler dire anche, metodi di fusione, opzioni di fusione, possono voler dire anche io creo un livello di regolazione, tintunita, lo faccio arancione, no? Per esempio, lo metto in luce soffusa, lo maschero in modo che lavori soltanto qua. Con una maschera radiale però, Poletti, se no, ecco, maschera in modo che lavori soltanto qua. Poi dopo cosa gli dico? Vai a lavorare soltanto sulle luci e non sulle ombre, e lo tolgo dalla montagna, e lo tolgo dalle nuvole, lo faccio lavorare soltanto là dietro, sulla luce, e grazie all'opzione di fusione l'ho scontornato dalla montagna. Ok? Le opzioni di fusione vi possono servire per tanta tanta roba, non soltanto per aggiungo dominanti in un punto, vado a cambiare colore all'immagine, vado, faccio Instagram pagando l'abbonamento a Photoshop, no? Ma per fare tante cose, tantissime, ok? Ce ne sono le possibilità dei metodi di fusione, delle opzioni di fusione sono pressoché infinite. Torno alla cattura schermo, torno alla mia faccia da culo, che direi che oggi ne abbiamo viste a palla, Quindi le maschere di luminanza e colore viste ieri fatte con Photoshop. No, le maschere di luminanza le guardiamo, ne parleremo, è un argomento a parte, si fanno in un altro modo, però hanno di fatto una funzionalità in realtà molto semplice, funziona in maniera abbastanza semplice. La fusione l'ho raggiunta io, ci credo, è abbastanza intenso come argomento, no? Se è la prima volta che lo vedi. Riguardalo con calma. Però devo dire che è molto molto potente, ci puoi fare tanta roba. Quindi in realtà le maschere di luminanza si fanno con Photoshop andando a fare delle selezioni molto particolari, ok? Ok, ragazzi, vi ricordo come sempre tre cose. Le ragazze avevano postato il corso di Photoshop. Vi hanno postato il link agli Zot nei quali trovate queste tecniche, vi postano il link anche ai videocorsi perché sono tutti in promo. Se avete un dubbio su queste cose, se volete approfondirle, credo che la cosa migliore che possiate fare è partire dal corso di Photoshop, corso completo di Photoshop CC, incominciare da lì, poi a seconda del settore ci sono tanti corsi di tecniche avanzate che vanno a approfondire le cose. Poi vi dico molto onestamente, stiamo creando un bellissimo gruppo, mi piacerebbe tanto avervi tutti dal vivo quando è possibile a un corso di Photoshop, perché sarebbe una figata, ok? È stato divertente anche oggi, spero che sia stato interessante. Le ragazze vi stanno postando tutti i link, se avete domande sui corsi potete fare a me qua. Vorrei migliorare questo, secondo te cosa è meglio fare, oppure scriverci e vi rispondiamo. In questo momento, allora, gli Zot si scaricano e arrivano, cioè Antonio chiede gli Zot si scaricano oppure arrivano. Allora puoi scegliere se acquistare solo la versione in PDF, è un PDF interattivo con nelle schede in cui c'è il video, in cui c'è la lezione video in regalo, anche il click, il tasto per premere la lezione video, è come un tasto di YouTube. Se invece decidi di acquistare la versione cartacea, ti arrivano subito i PDF, che sono comunque in regalo con la versione cartacea, che sono PDF interattivi, uguali a quelli delle schede cartacee, e poi appena possiamo spedire, perché in questo momento hanno richiesto di spedire soltanto cose necessarie, quindi medicinali e cibo, e non ci sembra giusto far girare i corrieri con altre merci, anche perché teoricamente da quello che non potrebbero, però appena possiamo vi spediamo a casa anche il cartaceo, quindi è una vostra scelta.
Oggi cose molto interessanti, bene, molto più complicati e lunghi di solito i miei metodi, ottimo, mi fa piacere che l'abbiamo accelerato. Funziona solo con Vernilab, il metodo che hai spiegato con l'auto e il paesaggio? Il paesaggio l'ho fatto in RGB, in Lab ho fatto solo l'auto, è più semplice in Lab, decisamente più semplice che in RGB. Ma il corso completo di Photoshop che parte da zero arriva fino a queste cose, anche oltre, Roberto, anche oltre queste cose. C'è tanta roba in quel corso lì. Ma gli ZO ci vogliono, secondo me gli ZO ci vogliono anche le schede cartacee. Ragazzi, ci sono le schede cartacee negli ZO, il problema è che in questo momento non le possiamo spedire. Però intanto va sicuro che con i PDF fate tanta tanta roba. Poi appena posso, appena possiamo, ve li spediamo. Grazie Ermano, sono Ermano, anzi scusa, sono contento. Grazie Giulio. Se per caso il lavoro che abbiamo fatto oggi sui metodi di diffusione non è chiaro al 100%, avete voglia di rivedere alcune cose, domani parliamo di maschere e magari vediamo come fondere il lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Quello che facciamo è, come vi dicevo il primo giorno, aggiungiamo un pezzettino e li proviamo uno alla volta, tutti insieme, in modo che alla fine quello che vorrei fare verso le ultime lezioni è fare tutto il percorso e in mezz'ora correggiamo un'immagine molto molto facilmente. Ok? Ragazzi, sempre disponibili se avete domande, vi rispondiamo nei tempi più brevi possibili. Grazie mille anche oggi per l'attenzione, è stato molto divertente come sempre. Ci vediamo domani alle 15 qui, domani alle 15 qui, per parlare di maschere. Incominciamo a affrontare uno degli argomenti più difficili, ma anche uno degli strumenti più potenti in assoluto. Più difficili come percezione. In realtà le maschere sono fighissime e vi accorgerete che sono molto più veloci di quello che pensate da utilizzare. Una volta che le dominate, avete in mano tutto il mondo di Photoshop, perché con le maschere potete fare montaggi, potete fare tutto quello che vi pare, dividere l'immagine in parti da andare a lavorare separatamente. Ok? Grazie ancora per l'attenzione, un abbraccio a tutti e ci vediamo domani alle 15, puntuali, portate la nonna, la zia, gli amici, i parenti d'Australia, tutti quelli che volete, così facciamo una lezione sempre più ampia e cerchiamo di trasferire questa energia che voi date a me a tutte le persone che in questo momento magari sono a casa che sfondano il divano. Ok, va bene, il divano è bello, è attraente, però se riusciamo a fare un pochino di post e a diventare più fighi, a essere pronti, a lavorare sempre meglio, credo che aiuti tutti. Ok? Grazie ancora, è stato, un piacere. Le ragazze vi hanno messo i link per i corsi sotto, ci vediamo domani alle 15. Buon pomeriggio, buon divertimento. Sperimentate queste cose sulle vostre foto. A domani.